Se avete bisogno di crediti, Isvolt, link e codice coupon qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Normalat di Foot. Benvenuti nella player di Pastore il Flacco nella sua versione League Player Obiettivi. Ci vuole un po' per completare questo obiettivo, ma ne vale la pena, lo scopriamo. Però prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram, canale Twitch, ci trovate in live da giovedì alla domenica fisso. E anche in settimana, vabbè, insomma, gli orari però dovrebbero essere variabili, sto cambiando. Comunque, andate a mettere un follower al canale Twitch e vi arriverà la notifica. Poi comunque su Telegram, su Instagram e su YouTube nei post vi mando appunto una notifica in base al post. Partiamo dai pro: 4 di skill, 4 di piede debole, passaggio, controllo palla e dribbling, tiro con una stellina. Parto dal tiro con una stellina perché? Perché sì, ha un buon tiro in generale, però maggiormente più incisivo è la potenza tiro con il long shot e anche il tiro a volo, perché in area comunque in realtà ha qualche problemino con quell'83 in finalizzazione. E non è uno che si posiziona perfettamente. Vabbè, 88 è buono, dai, è buono. Ma io avendolo provato da centrocampista centrale, devo dire che da centrocampista centrale mi sono trovato male. Non so, ora sto vedendo il mi piace e il non mi piace. 1600 non mi piace contro 889 mi piace. Effettivamente parlando mi ritrovo d'accordo con il non mi piace. Perché? Perché non è un giocatore che può giocare centrocampista centrale, anche se viene affiancato magari a un Kimmich Totti. Un Kimmich Totti che ha difesa, fisico e passaggio, nemmeno. Io l'ho affiancato a un Duncan che è più difensivo, più fisico, niente. L'ho affiancato, mi pare, anche un Dybala, non ricordo bene, e niente. Insomma, mi ha veramente deluso questa carta, perché ha delle stats in carta buone, cioè 90 in dribbling, 90 in passaggio, 87 in tiro, però poi andiamola a vedere meglio, cioè il 90 in passaggio è strapompato dal 95 in passaggio corto e 92 in visione, poi abbiamo un 85 in lungo, un 84 in cross, cazzo, allora il 90 non è equilibrato, è un 90 sbilanciato, come il 90 in dribbling è sbilanciatissimo, 80 in reattività, 82 in equilibrio. E io mi chiedevo, ma cazzo, cioè è 90 generico di dribbling e poi non riesce a fare alcune cosine, alcune cose semplici, alcune cose di skill in agilità, qualcosa di equilibrio, non mantiene bene l'equilibrio. E ora ho capito che sono valori non equilibrati, non mi piace questa cosa. Come anche la velocità, 84, 81 accelerazione, 87 velocità scatto. Cioè non è equilibrato. E questo è il fatto, questa è una carta, a parer mio, che purtroppo, devo dirlo, inganna per le stats a primo occhio. Poi andandolo a vedere meglio, anche senza vedere le stats, l'ho fatto, l'ho provato e mi ha ingannato. Mi ha veramente ingannato, perché anche 77 in fisico, vabbè, se lui ci fa uno, vabbè, 77 in fisico non è male. Sì, però 80 in resistenza, 81 in aggressività, 75 in forza, ma che schifo è. Che schifo è, non lo so, 63 in salto, insomma, non può fare il centrocampista centrale. Può fare il COC, sì, centrale e senza correre troppo. Quindi, insomma, non è il massimo. Io veramente questa carta l'ho fatta più che altro perché è una cosa che mi sono detto, le devo fare tutte le carte da obiettivi, le voglio fare tutte, e almeno queste, quelle a scadenza le faccio, e l'ho fatta, ma non tanto l'userò, penso che questa finirà nel dimenticatoio in un SBC prima o poi, ma non per cattiveria, ma perché proprio non mi piace. Come alternativa vi posso dire, alternativa Dybala, oppure magari un Gomez. Secondo me già Gomez base vale molto di più da COC rispetto a questo Pastore. Forse dico un'eresia, però secondo me è così, è più meta. Pastore non è meta, purtroppo no, non ci siamo particolarmente a parer mio. Come indice di ridabilità da 1 a 5, meno male che la Roma salva, perché c'ha Smalling, c'ha Bruno Perez, magari si può fare una ibrida discreta. Poi argentino, 4 meno, io glielo darei pur volentieri, ragazzi. Come si intesa, l'ho provato col base, ma un cacciatore potrebbe anche andare bene, a parer mio. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 6 meno meno, 5 e mezzo. Vado per il 5 e mezzo, ragazzi, non mi è piaciuto. Sì, gol li ha fatti, certo, ha fatto qualche assist, ma non mi ha dato quella sensazione di giocatore continuo, veramente discontinuo, e non mi dà quella sensazione di giocatore che si fa sentire quando sta in game, quando sta in campo. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Con Giovi Sport, se volete, vi ringrazio. Ciao belli.